Amici di canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village, Giovanni Grassi, Gemini, strozzatori, e adesso intanto parliamo di strozzatori. Ci siamo già visti a Vicenza, è inutile che sto a presentare l'azienda, ma che cos'è che differenzia uno strozzatore dall'altro? Perché alla fine tu li guardi, sono tutti uguali. Hanno tante variabili. Soprattutto. Entriamo un po' nel dettaglio. Beh, parliamo di una gamma di strozzature infinita. Ok. Negli strozzatori interni offriamo strozzatori decimali, quindi 14 tipi di strozzature. Parliamo del tiro. Nei strozzatori interni e esterni 10-11 strozzature, per cui la possibilità di scegliere la strozzatura dedicata all'utilizzo alla cartuccia è fondamentale. Ma la qualità sta nella lavorazione o anche nella qualità stessa del prodotto? La qualità è a 360 gradi, si parte con dei super materiali, noi utilizziamo sia l'acciaio 42 cromo molibdeno 4, il 17.4 pH, acciaio inox, adesso facciamo anche strozzatori in titanio per il tiro, dove siamo andati a dimezzare i pesi. Per cui è un fattore sempre importante per il bilanciamento anche dell'arma, tra l'altro. Esattamente. Per cui partiamo con degli ottimi materiali, super lavorazioni, super finiture sia interne che esterne, e trattamenti dedicati, rivestimenti in DLC, quindi siamo... Tutta produzione italiana. Tutta produzione italiana fatta a Brescia. Ci tengono l'orgoglio brixiano, si sente, non c'è niente da fare. Però non parliamo solo di strozzatori, perché ti ho beccato con una novità. È un calcio regolabile, non è fatto a Brescia, è fatto dall'amico Claudio Fanfarillo di Frosinone. È un bellissimo progetto che mi sono sentito di sposare e di proporre, per cui collaboro con Claudio per la distribuzione. Ha molteplici regolazioni, pitch, Monte Carlo, deviazione alla spalla, deviazione al nasello, bilanciamento, lunghezza, insomma è un prodotto bello. È possibile anche andare a personalizzare l'impugnatura? Guarda, sì, non si vede, là in vetrina abbiamo anche un quadro grezzo dove uno può... Quindi partiamo proprio dal quadro nella realizzazione. Allora, volendo si può avere anche il quadro e uno si fa fare l'impugnatura dal suo calcista. Se no c'è una gamma, diciamo, tre misure di prodotti, ecco. Sì, tre pistole, small, medium and large. Si guadagna a livello di peso? Beh, allora, a livello di peso rispecchia quello che è un calcio normale. È un calcio, perché normale, diciamo, da tiro. Che il tiratore deve sentire. Deve rispecchiare il peso di un calcio da tiro intorno al chilo. Però di bello ha tutte queste regolazioni, per cui andiamo a regolare Monte Carlo per chi ha il collo lungo, questo bilanciatore qui che è fantastico per trovare il giusto punto di bilancio. Ah, accidenti! È una cosa interessantissima, una soluzione molto semplice ma geniale. Poi tutte le altre regolazioni si fanno con una chiavettina, qui andiamo a far scorrere queste colonnette, cambiando i distanziali portiamo da 34 a 43, qui facciamo la regolazione del Monte Carlo e qui con queste due vitine il pitch. Qua si sposta il nasello si alza proprio. Anche oltre 20 mm per sparare anche col bindellone. Beh, chiaramente, certo, se uno mette una bindella particolarmente alta c'è la possibilità per avere la linea di tiro, esatto, pulita. Bene, è una bella novità che mi hai presentato. Ricordiamo l'indirizzo internet dell'azienda. È geminichokes.com. chokes.com oppure strozzatori.it per i nostri. È ancora più semplice, ce lo ricordiamo meglio, no? Certo. Beh, è giusto anche che, chiaramente, visto anche il livello internazionale opera la tua azienda, chiaramente ci vogliono nomi internazionali e specifici. Però per non farci mancare niente, strozzatori.it. Quindi niente di più italiano è possibile. Ti ringrazio, grazie, è stato un piacere incontrarti anche qui. Grazie mille. Appena siamo su, è una promessa che manteniamo, verremo a trovarvi e vorremmo vedere la lavorazione lì in azienda. Volentieri. Perché ai nostri amici calciatori interessa anche conoscere le aziende dal di dentro, capire
sono delle trasmissioni su Sky come è fatto, no? Come è fatto, va bene. Ecco, e vogliamo fare qualche segreto. Non tutti, no, naturalmente, però qualche segreto ce lo dovrete comunque dire. Bene, in bocca al lupo, grazie, benvenuti mille. In Umbria. Grazie. La fiera è iniziata da poco, ma c'è già, come al solito, sì, tanta gente, bella presenza qui a Caccia Village, e immagino che sarà di sicuro un successo. Lo speriamo. Ti ringrazio di nuovo. Grazie a ciao. Te. Ciao.